Salve a tutti amici di YouTube. Allora, il periodo del disfasamento è finito, adesso ci rimettiamo tutto con i video, insomma, cominciamo un po' a vedere che cosa dobbiamo fare. Specialmente per questo canale e per tutti i bug che oramai YouTube mi rifila e che ora non riesco più a risolvere. Allora, un paio di cosette perché veramente da tanto che non facevo un video. Allora, la prima cosa sta per partire il torneo di Dueling Network che abbiamo preannunciato, con ricchi premi, quali le bustine, le carte e tutto il resto appresso. Seconda cosa, sto per aprire un secondo canale di YouTube, un secondo canale dove però mi limiterò semplicemente non a parlare di carte, ma a parlare in generale, un po' di cazzeggio e un po' di tante altre cose, però spero comunque vi piacerà, spero comunque che riuscirete a seguirmi, che magari mi pubblicizzate pure, non sarebbe male come cosa. E anche perché quante più persone arrivano, quanto più gli sponsor mi potrebbero dare qualcosa di soldi, minimo, quanto più insomma con quei soldi poi posso comprarmi altre carte oppure un'attrezzatura migliore per fare i video, una bella videocamera, qualcosa. Perché veramente, insomma, mi ritrovo allo stremo, non so più come registrare oramai. E allora, il video di oggi è un video un po' particolare, perché? Perché praticamente dentro la mia pagina di Facebook, praticamente tutti i ragazzi fanno scambi, compravendite e tutto il resto appresso, però non è chiaro una cosa, non è chiaro che la posta prioritaria non è una posta rintracciabile. E allora adesso vi vado a spiegare meglio che cosa voglio dire. Allora, come vedete qui abbiamo diversi moduli per le poste. Servirà molto a capire questo video in modo tale che la gente non verrà più truffata, così come è stato per Dark Raid dei giochi 99, così come è stato per Sidagra, per tanta altra gente. Io stesso mi hanno cercato di truffarmi più volte, ma siccome conosco le cose non ci sono riusciti. Allora, la posta prioritaria, che costa 60 centesimi, non è rintracciabile. Che significa che non è rintracciabile? Allora, questo qui è un modulo di raccomandata semplice e questo è un modulo di raccomandata 1. Entrambi qua, a questa altezza, dove c'è questo codice a barre, c'è un numero di 12 cifre che andando a inserire all'interno del sito delle poste vi permetterà praticamente di rintracciare la busta che avete spedito. In questo modo sapete sempre dove è e soprattutto sapete se è stata consegnata. In questo modo, se non è stata, insomma, se è stata recapitata, ma quello dice che non è arrivata, voi avete la testimonianza, potete denunciarlo, potete fare tante altre cose, insomma, potete fargli comunque passare un bel guaio. Allora, come si sviluppa? Cominciamo dalla raccomandata semplice che voi andate alla posta e chiedete un modulo di raccomandata, in questo caso semplice. Dovete ricordarvi che la raccomandata semplice impiega 3 giorni nell'arrivare. Impiega 3 giorni sicuri. Qua ci sono. E dovete semplicemente compilare questi campi, ovvero il destinatario. Dovete mettere Pinco Pallino, insomma, a cui dovete inviare la vostra posta. Il mittente siete voi. E quelli poi, a seconda del peso che la busta viene ad avere, vi danno l'importo da pagare. Quindi io raccomanderei che di usare buste imbottite in modo tale che le carte non si rovinano con il bollo che poi ci mettono sopra. Quindi la busta deve essere imbottita. E soprattutto quanto più piccola è, nel senso se è già così, già può andare bene. In questo modo non avete problemi e il costo di una raccomandata semplice viene su dai 3 verso i 4 euro, quindi quanto più grande la busta, quanto più pagate. Ciò ovviamente non è una cosa redditizia. Andando a vedere invece la raccomandata 1, si chiama proprio raccomandata 1, come potete leggere qui il simbolo dell'1, arriva in un giorno. Voi dovete spedire tra l'arco orario delle 8 del mattino fino a mezzogiorno. Mezzogiorno è l'orario in cui passano i camion a ritirare la posta. In questo modo la raccomandata 1 arriverà il giorno dopo a casa di chi dovete inviarla, sempre tra le 8 e mezzogiorno. Altrimenti, se superate questa fascia oraria di mezzogiorno, il carico lo perdete, nel senso, il camion che viene a ritirare la posta,
l'ha già presa e quindi voi dovete aspettare il giorno, il camion del giorno successivo per farvi ritirare la vostra busta. E quindi invece che un giorno ne impiega due. Come si va a svolgere anche questa raccomandata? Qua c'è il destinatario. Destinatario ovviamente sempre a chi dovete spedire, il mittente siete voi. Unica particolarità è che dovete appunto mettere la data e la vostra firma. Questa qui adesso viene a costare tra i 4 e i 6 euro. Quindi praticamente giusto 1 euro, massimo 2 euro in più per avere prima le vostre carte. Se non che tutto il mese di marzo e parte del mese di aprile ci sarà un'offerta dove praticamente voi la raccomandata 1 la pagherete sui 5 euro. Quindi praticamente 5 euro e il giorno dopo è arrivata praticamente a casa del vostro amico, tutto il resto appresso. Una cosa importante è che le poste cercano di rifilarvi sempre la ricevuta di ritorno. Ricevuta di ritorno costa 5 euro. Praticamente questo foglietto verrà fatto firmare al vostro amico e tornerà indietro a casa vostra, lo aggiungerà. Problema sostanziale è che se voi pagate 5 euro una raccomandata 1 e altri 5 euro una ricevuta di ritorno, sono 10 euro di spese di spedizione. Quindi praticamente ricordatevi sempre, quando andate alla posta, voi dovete chiedere sempre senza ricevuta di ritorno. È una cosa importantissima. Perché? Perché grazie a queste cose qua voi potete mettere il codice all'interno del sito internet delle Poste Italiane e ovviamente evitare di farvi truffare, evitare di perdere le carte, perché è impossibile che la posta possa perdere le carte. Questo può succedere per la prioritaria perché non è rintracciabile e quindi praticamente la gente si nasconde dietro a un dito dicendo: guarda, non è arrivata, io non c'entro niente. Ma con la raccomandata, dove siete vincolati ad un'assicurazione, ad un contratto tra voi e le poste, questo non può mai accadere. Quindi arriverà sempre a casa di chi avete detto. Evitate una truffa, evitate di perdere le carte, evitate sostanzialmente che se quello veramente ci prova a truffarvi nonostante la raccomandata, perché magari ci sono sti scemi, voi andate alla Guardia di Finanza, mostrate i dati, mostrate i messaggi privati che vi siete scambiati su YouTube con questa persona e questa persona riceverà un ammonimento penale a casa. Ma voi avete idea di quante mazzate si piglierà voi un bambino di 10 anni a ricevere come si chiama? Un ammonimento penale? I genitori quante gliene danno? Ma tante, ma proprio tante, tante, tante. E voi la soddisfazione non ve la volete togliere, scusate. Voi spendete 60 centesimi di merda e invece qua, in questo modo, se venite presi per il culo, voi gliene date proprio tante. Io penso che sia questa la cosa più bella. Nel link della descrizione di questo video posterò praticamente il link per i codici di tracciamento della raccomandata 1, perché molti mi dicono: ma dove lo devo mettere questo codice? Allora io vi metto il sito. Vedete il sito, mettete qua, vedete il codice, cioè in questo codice c'è un trattino prima della penultima cifra. Voi dovete mettere il codice senza il trattino per entrambe le cose, la data, e quello vi dice esattamente dove si trova e tutto il resto appresso. Io direi che è una cosa comodissima, io direi che è una cosa fantastica, perché in questo modo avete le carte, avete lo scambio, avete tutto, cioè chi andate trovando? Io. Che andate trovando? E niente, allora vi lascio il link per chi volesse partecipare al torneo. Lunedì prossimo, lunedì che mo viene, apriamo le iscrizioni, in questo modo avete tutte le possibilità di vincere, 2,50 euro ragazzi. E niente di che. Aggiornerò l'offro e il cerco quanto prima e spero viva. Io per ora sto cercando per un mio amico carte Insector e carte Evol. Quindi, se qualcuno ha qualcosa, se la deve togliere, io me la prendo, non c'è problema, anche a soldi. E poi niente, io vi ringrazio veramente tanto per avermi seguito. Spero vi piaccia il video. Pollice in su se vi piace, altrimenti andate a farvi fottere. Ciao a tutti.